troppo gentili. Siamo in piena era digitale e quindi non possiamo non comunicare. L'uso pervasivo delle tecnologie ha cambiato le nostre vite, lo sappiamo. Abbiamo innescato processi di trasformazione delle nostre società. Non possiamo più vivere senza il nostro smartphone. E lo so benissimo che ce l'avete tutti in tasca, c'è anche chi lo tiene acceso e si vede quella lucina blu. Magari avete messo la vibrazione, la suoneria disattivata, ma io lo so che ve lo portate anche in bagno. Chi di voi porta il telefonino in bagno abbia il coraggio di alzare la mano. Fatemi vedere. Ecco, io non lo voglio sapere che cosa ci fate in bagno col telefonino, però quanto era bello un giornale di carta, fare un cruciverba, leggere un fumetto. Lo so che per i nativi digitali è una roba troppo vintage, old style. E lo so anche che si fanno grandi risate guardando i loro nonni che stanno interi pomeriggi a cercare di capire come si fa a rispondere a una videochiamata dei parenti. Lo so. Però oggi voglio spezzare una lancia proprio a loro favore, ma anche alla mia generazione. E quindi vi chiedo di fare un esperimento, Modena, di digital detox. E cioè, disarmiamoci. Proviamo a spegnere adesso il nostro telefono per 10 minuti. Spegnerlo proprio offline. Viviamo questa gioia di connetterci esclusivamente con la nostra mente, unplugged, con il nostro cuore, con il nostro stomaco. Ce la potete fare, sì o no? 10 minuti della vostra vita. Non vi ho sentito? Ok, allora avete spento, siamo pronti, possiamo iniziare. Insomma, sì, ci vuole il tempo. Però, credetemi, io non sono contro la tecnologia, non dico queste cose perché voglio essere assolutamente anacronistico, no. Ma sono qui per dirvi che il corpo è tornato fondamentale, centrale nelle nostre relazioni, proprio in questo momento, proprio dopo tutto quello che abbiamo vissuto. Pensate a quello che è successo con la pandemia. È successo di tutto. Abbiamo dovuto fare il distanziamento sociale. Non potevamo abbracciarci, baciarci, cose che facevamo naturalmente. Abbiamo indossato le mascherine, ce le abbiamo anche oggi, e queste mascherine coprono il nostro sorriso, che è uno dei sistemi più meravigliosi per connettersi con gli altri. Non ci riconosciamo. Quante volte vi salutano e dici, ma chi è? Vi è successo, ne sono sicuro, perché noi percepiamo l'altro grazie al corpo che abbiamo, grazie ai nostri sensi. Il nostro corpo ci serve per aiutare la mente ad entrare in relazione col resto del mondo, per entrare in risonanza con gli altri. E poi vogliamo parlare dello smart working, di tutte le piattaforme digitali che abbiamo dovuto imparare per comunicare e fare le nostre riunioni, quasi disumanizzate in un certo senso. Lo so, il senso di frustrazione, certe volte anche chissà se riuscirò a fare quello che ho sempre fatto su una piattaforma, non lo so. È stato difficile, però per carità ci sono stati anche dei vantaggi bellissimi. Che meraviglia è vestirsi solo a metà, lavorare in ciabatte, andare in ufficio da una stanza all'altra del nostro appartamento. E si risparmiano soldi, tempo, dai, è una figata. Però è anche vero che le telecamere sono entrate dentro la nostra casa e hanno cambiato il concetto di vita privata. Sì, perché siamo dovuti diventare tutti registi, attori, scegliere la giusta location, con la giusta illuminazione e che non ci siano rumori, se no facciamo brutta figura. E vogliamo parlare dei microfoni che non funzionano, della connessione che salta. È diventato un teatro dell'assurdo. E lo so, cari amici, che anche voi almeno una volta avete visto qualcuno che era convinto di avere disattivato la telecamera durante una riunione e si è mostrato in mutande davanti a tutti. È successo, sì o no? Ora voglio dire, per carità, il digitale ci serve, è molto utile, fa delle cose fantastiche, però è anche vero che ha degli effetti sulla nostra sul nostro umore, sulle nostre emozioni, sul nostro modo di essere. Ci ha cambiato anche il modo di concentrarci. Facciamo fatica a fare quello che facevamo una volta.
Cioè il digitale non può sostituire quello che noi animali sociali siamo in grado di fare in presenza, entrare in connessione, in empatia, gli sguardi, i silenzi parlanti. Forse avrete sentito parlare anche dell'aumentare della crisi di astinenza da smartphone. L'avete mai sentito? Pensiamo che forse è una cosa che tocca soltanto i giovani, ma non è così, perché mi piacerebbe tanto mostrarvi in moviola quella volta in cui avete dimenticato il vostro telefono da qualche parte, come il vostro corpo ha reagito. Siamo impazziti in quel momento e pensate che legame abbiamo quindi col digitale. Forse dobbiamo ricordarci che noi per percepire il mondo abbiamo bisogno del nostro corpo, per immaginare abbiamo bisogno del corpo, per comunicare, per avere una mente abbiamo bisogno del nostro corpo. E quindi se noi frapponiamo uno schermo tra un essere umano e un altro, che cosa accade? Quello che percepivamo con i sensi è diverso e quindi diventa un altro modo di concepire l'altro. Sta cambiando, si sta trasformando il modo di comunicare, dobbiamo essere preparati, ovviamente, a gestire tutto questo. E come si fa? Si fa pensando a una umanizzazione delle tecnologie, perché al momento in cui si lavora per dare più umanità ai robot, io ho cercato di fare solo una cosa in questi anni, pensare alla nostra relazione umana. E concentrarmi sui bambini, i ragazzi, che sono al centro del processo educativo, sono il nostro futuro. E quindi per farlo, voi direte, ma tu che c'entri in tutto questo? Perché ci parli di questo? Perché io come autore, regista, performer, ho avuto la fortuna enorme di incontrare una comunità fluida di persone autentiche che hanno deciso di fare scienza servizievole. E cioè di veicolare messaggi importanti alla gente. E per farlo mi hanno visto sul palco e hanno detto, ma sai che tu col tuo modo di comunicare, con la tua voce del corpo, potresti aiutare tanti bambini, tanti ragazzi, tanti educatori, genitori. E come? Portando in scena pillole di scienza. Sì, mi hanno fatto diventare un performatore. Travaso concetti molto complessi dal mondo della scienza in modo chiaro e semplice per educatori e ragazzi e bambini. Lo faccio con gli spettacoli, con i corsi di formazione. Credete che sia poco? Non è così. Perché noi siamo un sistema vivente. Pensate quando siete davanti a uno spettacolo. Quella magia che si crea con l'attore, il performer, che si sintonizza con le persone. Che cos'è quella cosa lì? La professoressa Daniela Lucangeli, psicologa dello sviluppo dell'Università di Padova, nonché grande esperta di psicologia dell'apprendimento, mi ha raccontato una cosa che voglio trasferirvi oggi. Il miracolo della lacrima. E cioè che la composizione chimica della lacrima tiene impressa l'emozione che abbiamo provato. Quindi una lacrima di dolore è diversa da una lacrima di gioia. Pensate che meraviglia. Quindi magari davanti a un mio spettacolo, se vi emozionate e vi viene da piangere, analizzando la vostra lacrima troveremo l'emozione che io vi ho trasmesso per empatia. Ma che è sta roba? È fantastico. È meraviglioso o no? Modena, ci sei? È qualcosa di straordinario o no? Siamo tutti connessi. E questo è un palcoscenico, la nostra vita è un teatro. Voi siete sicuri di essere in grado di entrare in scena ogni giorno in tutto quello che fate, sì o no? Ci siete in scena, sì o no? Ne siete proprio sicuri? E allora facciamo un esperimento. Adesso vi chiedo di fare una cosa che non facciamo quasi mai. Di esprimere la nostra gioia più totale. Ma esprimerlo con che cosa? Con la voce, con il corpo. Potete fare tutto quello che vi pare, alzarvi in piedi, gridare, fate quello che vi pare per esprimere una gioia come quando segna la vostra squadra del cuore, come quando avete una grande soddisfazione professionale, una gioia nella vita. Siete pronti? Al mio tre, io sentirò
la potenza della gioia di Modena. Uno, due, luci, luci sul pubblico, per favore, grazie, grazie. Tre. Allora, forse non ci siamo capiti. Ci riproviamo. Io sto parlando della gioia nel cuore, quella potente, quella libera, quella che vi fa fare qualunque cosa quando siete in gioia, felicità profonda. Anche questa è gioia. E ridiamo. Allora, ci riproviamo. Io sono sicuro che possiamo fare di meglio. Con tutto il vostro corpo potete anche alzarvi in piedi. Pensate un po'. E allora, ci siamo? Uno, due e tre. Esatto, allora vedete che siamo connessi? Io, tu, noi. Le nostre cellule sono connesse. Siamo una comunità fluida. Siamo persone che hanno bisogno di essere connesse in tutto e per tutto. E farlo con la gioia è una sensazione straordinaria. Ora, lo so che vi ho fatto spegnere il telefono. E alcuni di voi mi odieranno. Però adesso forse è arrivato il momento di riaccenderlo, perché la tecnologia non è il nostro nemico. No. È il nostro alleato. Noi dobbiamo usarlo in modo intelligente. Allora riaccendiamo i telefonini adesso, per favore, tutti insieme. Riaccendetelo. E se quello che vi ho detto fino adesso, quello che vi ho comunicato stasera, con tutto il mio corpo e con tutto il mio sudore, ci sono anche i gradi che ci sono, potete filmare, fotografare quest'ultima frase che vorrei rimanesse impressa nelle vostre vite. E condividetelo anche sui social se volete. Tanto siete registrati, lo sappiamo dove trovarvi. È un mondo digitale, giusto? E allora riappropriamoci della nostra comunicazione autentica e diamo voce al nostro corpo per continuare ad essere umani. Grazie.